del tuo compleanno, la domanda viene spontanea: che cosa ti auguri per questa stagione? Qual è il tuo desiderio? No, primero, muchas gracias que puedo estar aquí y que me dieron un regalo muy lindo y feliz. Y ahora, concentrado en el partido del domingo, poder hacer un buen partido para que ganar el partido y feliz. A proposito di partite, oggi c'è stato il sorteggio di Europa League. Il tuo giudizio, che cosa ne pensi delle squadre sorteggiate con il Milan nel girone D? Io credo che è impossibile ganare questo gruppo, perché credo che siamo l'equipo buono che sta là e credo che vamos a fare un buon partito contro loro e credo che possiamo ir molto adelante. Come sono stati questi tuoi primi mesi al Milan? Puoi fare un primo bilancio, un primo giudizio? Quali sono state le difficoltà? Quali sono stati invece già i momenti più belli, più particolari? El más lindo día que podía pasar en mi vida, gracias a Dios que estoy aquí, bien, salud, bien, y los jugadores buenos me hicieron muy bien cuando venía aquí nuevo y estoy feliz jugar en ese equipo y ahora voy a continuar a hacer lo mejor posible para ser siempre bien, para ser los tifosi feliz y vamos a continuar así y vamos a provare a ganare tutto lo partito. Anche perché tu in Italia facevi già le vacanze, no? Quindi era un po' il destino tuo di venire in Italia, volevi venire in Italia, no? Era un campionato che avevi, insomma, nella tua testa di poter giocare. No, io sempre dije a mio presentante che a me mi gusta Italia, mi gusta giocare in Italia una vez, e quando è il Milan stava molto molto felice, e ora sto qui e voglio provare a fare tutto lo meglio per fare un buon campionato y buena Europa League y vamos a continuar bueno. Senti Riccardo, cioè il Milan sta facendo molto bene, un Milan tutto nuovo, cos'è che ti ha impressionato più di questo Milan? Ti ha sorpreso di più? A mí me gustaba siempre el Milan, yo siempre miré cuando era pequeño los partidos de Milan y es un equipo muy grande porque yo quería la próxima estación un equipo grande y ese es un equipo grande y estoy feliz de tener esa camisa del Milan. Quiero muchos años con esa camisa, cuando Dios quiere. Senti, giochi in difesa, avete anche Bonucci come centrale, come capitano. Che cosa vi sta trasmettendo Bonucci? È un capitano bueno, tiene mucha experiencia, ganó muchos títulos y sabe cómo va. Y es un capitano, y es un líder. Riccardo, Mister Montella sta provando la difesa 3, la difesa 4. Tu personalmente dove preferisci giocare? Io posso giocare los dos, perché io también in Wolfsburg jugamos con 3. Igual come quiere il Mister, io hago lo mejor che io puedo. Y cuando es igual, lo provo a hacer lo mejor. Non è un problema. Non è un problema, sì. I tifosi stanno rispondendo alla grande alla chiamata del Milan, immagino che voi siate molto contenti, San Siro non era così pieno di entusiasmo da tantissimi anni, ti fa piacere, è una cosa che sentite anche voi? Sicuro, quando lo stadio sta pieno, questo dà per il giocatore molta forza e quando è così, io credo che va a essere così l'altro partito. Estamos siempre bien y vamos a hacer todo lo mejor para que podamos ser felices la gente y jugar un buen fútbol y para hacer la gente feliz. Y a mí me ayuda mucho cuando hay mucha gente y está lleno el estadio. Gracias. Volevo chiederti come vedi questa difesa del Milan, perché in 5 partite non avete subito nemmeno un gol. Sí, estamos trabajando duro ese días y meses. Y estamos trabajando y yo creo que estamos muy bien atrás, jugadores muy bien atrás y así tenemos que continuar ahora y yo creo que podemos siempre hacer bien atrás también, ahora tenemos que meter muchos goles para ganar todos los partidos.